esempio si occupa dei borghi, del risanamento dei borghi, specie quelli che hanno subito il terremoto. Sono stata da Matrice in questi giorni, testimone della drammaticità di quello che il terremoto può fare. Il terremoto è il movimento della terra, della sua pelle, e noi viviamo sulla sua pelle. Quando la terra decide di muoversi, non guarda se c'è l'uomo o meno. Non possiamo di certo condannare la terra perché si è mossa, ma il risultato è comunque una scena spettrale. Tante vite si sono spente in quel terremoto. La desolazione e la devastazione di questi paesi è scioccante. Vedere le macerie di mia Matrice mi ha dato modo di riflettere e fare una domanda alla terra stessa. Sono andato sulla terra di Amatrice per portare i miei dimmi. I miei dimmi spero che abbiano una risposta che sia estesa non soltanto a me, ma a tutta l'umanità. Ho voluto sonorizzare questo ambiente con la voce del terremoto, ma una voce che hanno catturato dei microfoni, per cui è ciò che l'orecchio umano potrebbe ascoltare. Ciò che l'orecchio umano non riesce ad ascoltare sono quelle subfrequenze, il movimento dei massi, il movimento della crosta, che molti animali riescono a percepire anche pochi istanti prima che il terremoto accada. Quindi questi suoni non sono riproducibili, ma fanno parte della nostra vita. Tutto ciò che è invisibile fa parte del nostro visibile. Siamo degli emettitori sonori anche noi, e il suono fa parte del nostro ambiente. Imparare a conoscerlo, imparare a percepirlo, non soltanto tramite le orecchie, ma attraverso appunto la percezione, ci potrebbe aiutare a comprendere meglio la nostra